Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania e in questo video vi mostro come realizzare le zeppole di San Giuseppe fritte con la crema Bimby. Gli ingredienti per realizzare la crema sono 2 uova intere, 100 g di zucchero, 40 g di farina, 500 ml di latte delattosato e aroma alla vaniglia quanto basta. Verso all'interno del boccale il latte, le uova, lo zucchero, la farina e la vaniglia. E faccio cuocere per 7 minuti a velocità 3. Il composto che ho ottenuto lo verso in una pirofila larga ma bassa e la ricopro con pellicola a contatto per non far creare la pellicina e lascio che si raffreddi a temperatura ambiente. Gli ingredienti per realizzare l'impasto delle zeppole sono 250 g di farina, 250 g di acqua, 5 uova intere medie circa, 90 g di burro delattosato, un cucchiaino di zucchero, mezzo cucchiaino di sale, olio di semi di mais per friggere quanto basta, confettura o amarene per decorare. Iniziamo subito, inserendo all'interno del boccale l'acqua, il burro, lo zucchero e il sale. E facciamo cuocere per 5 minuti a 100 gradi a velocità 1. Successivamente verso la farina e la lascio cuocere sfrigolando per un minuto a 100 gradi a velocità 4. Lascio raffreddare il composto ottenuto nel boccale facendolo andare sempre a velocità 1, massimo 2 per far raffreddare appunto l'impasto. Poi con le lave in movimento a velocità 6 inizio a versare le uova uno per volta. Non inserisco il secondo uovo finché il primo non si è ben assorbito. E così continuo con le altre. Ci vogliono circa 5 uova perché dipende dal peso dell'uovo stesso e dal momento che non lo possiamo sapere con precisione, vediamo che ne possiamo aggiungere uno in più se l'impasto risulta troppo duro. Dovremo ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Metto l'impasto ottenuto in una sacca poche con la punta a stella. Ho foderato la placca del forno con la carta forno e realizzo ora le mie zeppole. Mi piacciono abbastanza piccole e non grandissime. In forno a 180 gradi circa per alcuni minuti in modo che l'impasto perda la sua umidità. Non devono necessariamente gonfiarsi troppo. In una padella capiente ho versato l'olio di semi di mais. Ovviamente potete utilizzare l'olio che preferite, io ho questo. Faccio raggiungere la temperatura, faccio la prova a stecchino per vedere appunto se è ben bollente e immergo le zeppole appena passate in forno all'interno dell'olio. Devono dorarsi sia da un lato che dall'altro. È un'operazione che va fatta ovviamente con molta attenzione perché l'olio bollente può ustionarci. Le lascio ora colare sulla carta per fritti e successivamente le decoro con la mia crema Bimby e l'amarena oppure con la confettura. L'altra versione invece è fatta con della semplice crema Bimby con l'aggiunta di qualche cubetto di cioccolato fondente. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Vi lascio su nelle schede informative il link al video della ricetta delle zeppole cotte al forno e vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social che vedete anche qui in sovraimpressione. Al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao!